Buongiorno a tutti, mi chiamo Alexandra Timonin, faccio parte della segreteria scientifica del Centro Studi sulle Arti della Russia di Università Ca' Foscari Venezia e in questa passeggiata virtuale vi vorrei portare a Monaco di Baviera, che a cavallo fra 8 e 900 diventa un punto focale per le ricerche creative di molti artisti di origine russa. Il ritratto del danzatore Alexander Sakharov, creato nel 1909 da Alexei Yevlensky, è una delle testimonianze più significative della ricchezza dell'ambiente di questa colonia russa Monaco, di cui l'epicentro in quegli anni era senza dubbio il celebre salon dell'artista Marianna Veryovkina in Gislerstrasse 23. Questa, assieme a Yevlensky, che era suo compagno di vita e professione, si trasferiscono a Monaco da San Pietroburgo nel 1896. Veryovkina, figlia di un noto generale, sin da giovane si interessa all'arte e poi quando sua famiglia si sposta a Pietroburgo a metà degli anni Ottanta comincia a studiare pittura da Ilya Repin. Uno degli esponenti più autorevoli della pittura realista russa. Poi nel 1892 lei incontra per la prima volta Yevlensky, anche lui allievo di Repin, con cui poi inizia a lavorare. Il loro rapporto, molto complesso e non lineare, durerà quasi 30 anni, fino al 1921. A Monaco Veryovkina affitta un ampio appartamento nella zona di Schwabing e la coppia così vive poco lontano da amici e compatrioti come Igor Grabari o Dmitry Kardovsky. Nello stesso periodo nella capitale bavarese si trasferisce anche Vasily Kandinsky. Il ritratto di Alexander Sakharov è stato dipinto nel 1909, l'anno in cui il danzatore, anche lui molto interessato come Kandinsky all'idea di sinestesia, entra a far parte della nuova associazione degli artisti di Monaco, un gruppo fondato da Kandinsky, Yevlensky, Veryovkina, Gabriele Münter e altri loro colleghi, con lo scopo di portare avanti le loro ricerche artistiche. Questa associazione di taglio espressionista è stata precursore del Cavaliere Azzurro. Sakharov diventa ospite frequente del salon di Marianna Veryovkina. In questa foto, qui per esempio, con Yevlensky, Sakharov e altre persone vicine al loro circolo. A partire dall'inizio del 1908, Sakharov diventa caro amico di entrambi, di Yevlensky e di Veryovkina. All'epoca aveva 21 anni, era originario di Mariupol, che nel primo Novecento faceva parte dell'impero russo e oggi invece in Ucraina orientale. Lui, dopo aver trascorso qualche tempo a Parigi studiando pittura all'Académie Julian, per esempio, si stabilisce a Monaco di Baviera a partire del 1905. Un tragitto tra l'altro poco comune in quegli anni, visto che la tendenza fra gli artisti expat provenienti dalla Russia era generalmente inversa, verso Parigi attraverso la Germania. A Parigi Sakharov vede un'esibizione di Sarah Bernhardt e decide di diventare ballerino. A Monaco poi studia danza e anche acrobazia e nel 1910 fa il suo debutto teatrale ispirato ai soggetti mitologici e dipinti rinascimentali con costumi creati da lui stesso. A partire dal 1913 si esibisce principalmente in duetto con Clotilde von Derp, una ballerina tedesca che nel 1919 diventa sua moglie. Yevlensky ricorda Sakharov con queste parole. In quegli anni Sakharov
era appena arrivato ed era giovanissimo. Voleva studiare la danza, ma dipingeva anche. Quando l'ho conosciuto siamo subito diventati amici e abbiamo passato tanto tempo insieme per un po' di anni. Era sempre da noi, quasi ogni giorno. Sono stati anni di amicizia molto stimolanti perché Sakharov era una persona intelligente, arguta e sensibile, un vero prodigio. Lo guardavamo sempre ballare e poi adorava mia arte e penso la capisse profondamente. Nel ritratto di Sakharov si rintraccia per la prima volta il motivo degli occhi spalancati che colpiscono lo spettatore, il motivo che diventerà molto importante nella produzione artistica di Javlensky negli anni successivi. Il modello, di cui così non possiamo con certezza definire né il sesso né l'età, questo modello si presenta allo spettatore in maniera diretta, quasi ipnotizzante, il suo sguardo è disarmante e poi è messo in risalto da pesante trucco di scena sul viso e attorno agli occhi. Ha una posa seducente, poi l'abito di un rosso acceso che richiama il rosso della bocca e il suo sguardo è ambiguo. Javlensky ha dipinto una serie di ritratti di Sakharov che ha posato per lui almeno 3 volte, solo nel 1909. Secondo le testimonianze, questo quadro è stato dipinto d'impulso, in mezz'ora, quando Sakharov passa, già vestito e truccato, nello studio di Javlensky prima di un suo spettacolo serale. Anche se i colori non erano ancora asciutti, Sakharov porta via la tela, temendo che se l'avesse lasciata Javlensky ci avrebbe dipinto sopra, come spesso faceva. Poi la velocità con cui è dipinta quest'opera spiega perché le sue linee decise e queste linee molto ampie trasmettono un'immediata presenza del personaggio che preserva questa impressione, preserva la sua freschezza. Il ritratto di Sakharov è un vero capolavoro dell'espressionismo, opera assolutamente magnetica. Le numerose critiche all'opera testimoniano quanto il personaggio di Sakharov e i suoi ritratti creati da Javlensky fossero trasgressivi per l'epoca. Poi a partire dal ritratto di Sakharov, il danzatore diventa uno dei modelli preferiti del pittore, assieme all'amante di Javlensky, Yelena Nesnakhomova. Secondo molti studiosi, quest'opera può essere considerato il punto di partenza per la successiva serie di Javlensky, la serie di ritratti o di cosiddette teste. Inoltre, nel quadro viene resa più generica la distribuzione delle tonalità tra luce e ombra, e il volume qui si raggiunge con dei colori contrastanti che sono poi sottolineati dai contorni scuri e dall'ombra che lascia il modello sullo sfondo neutro. Qui è fortissimo non solo il tema dell'essere androgeno, della maschera teatrale, del travestimento, ma anche c'è anche una riflessione più acuta sul genere, sulla trasgressione dei ruoli tradizionali, sul tema queer in qualche modo e sulla libertà del corpo. La teatralità del soggetto qui funziona come uno spazio legittimante per trasmettere queste idee proprie, soprattutto del modello, che più che di Javlensky. Il riferimento al tema dell'androgeno viene esplicitato negli scritti di Sakharov, scritti che seguono il suo debutto scenico, e ha per lui il carattere universale, è simbolo dell'unione dei poteri di entrambi i generi e si rifà tutta una serie di immagini storiche dal mondo greco antico in poi.
Sakharov traduce questa ambiguità, ambiguità diciamo libera, in un vastissimo repertorio di personaggi appartenenti a epoche molto diverse, epoche che l'artista, secondo i contemporanei, poteva facilmente attraversare nei suoi spettacoli. Questo tipo di ricerca è presente anche nel lavoro della sua compagna, Clotilde von Derp, che ha ad esempio interpretato più volte il celebre Pomeriggio di un fauno creato e poi originariamente presentato da Vaclav Nijinsky. Sakharov incorporava nella riflessione artistica attraverso la danza gli elementi dell'arte giapponese, dall'antica Grecia e dell'Egitto. Per esempio, in questo collage Sakharov rappresenta von Derp come la dea Iside. Marianna Virovkina, anche lei ovviamente amica con Sakharov, lo ritrae più volte nei suoi quaderni di studi con pose rapide, dinamiche, spesso durante le sue sperimentazioni di ballo, nelle quali Sakharov si copre per esempio solo con un tessuto. Si ipotizza che l'interesse all'immagine di Sakharov da parte di Virovkina, Sakharov come essere androgeno, fosse dettato in un certo senso dal suo rifiuto dei ruoli tradizionali. Virovkina era una donna emancipata, ma è evidente che questo fosse per lei una lotta continua, sin dagli arbori. Virovkina fa un ritratto di Sakharov lo stesso anno di Jawlensky, però nelle tonalità del blu con un tocco di stilizzazione. In quest'opera si nota la conoscenza profonda della stilografia giapponese, ma anche dei sintetisti francesi, di Toulouse-Lautrec, di Gauguin, che era tra l'altro un riferimento chiave per Virovkina per molti anni. Sakharov qui ci appare nel personaggio della geisha, vestito con una specie di kimono e in una posa abbastanza caratteristica per i gusti estetici del loro circolo artistico. Questa posa viene dal teatro giapponese. La posa mie è lo strumento con cui l'attore attira l'attenzione del pubblico in un punto importante della rappresentazione, fermandosi in una posizione che esprime la potenza dell'emozione del personaggio in quel momento. Si diceva che Sakharov era capace di incrociare gli occhi come lo facevano gli attori giapponesi in segno di rabbia. Una maniera simile al modo in cui è fatto il ritratto di Sakharov di Jawlensky, che avevo fatto vedere prima, si ritrova, si presenta anche nelle altre tele di Jawlensky in questo periodo, che raffigurano sempre Sakharov. Per esempio nel ritratto intitolato La piuma bianca, dove il tema della bisessualità o travestimento è un po' meno lampante, però si riconoscono sempre i richiami alla stilografia giapponese, in generale all'arte giapponese. Un'altra opera di Jawlensky dello stesso taglio si chiama Labbra Rosse, si chiamava, e sempre con Sakharov come protagonista, e probabilmente può aver avuto un effetto ancora più scandalizzante sul pubblico dell'epoca. Quell'opera viene acquistata dall'imprenditore e collezionista tedesco Oskar Wittgenstein, che era stato per un periodo segretario della nuova associazione degli artisti di Monaco. E la tela poi è entrata a far parte della collezione di Provincial Museum di Hannover, e da lì nel 1937 è stata confiscata come
esempio di arte degenerata ed è stata esposta poi alla famigerata esposizione Entartete Kunst, arte degenerata, promossa dai nazionalsocialisti, per poi essere distrutta. L'ambiguità del personaggio di Sacharov sicuramente attirava e ispirava gli artisti. Poi la sua passione per la trasformazione lo portava spesso a travestirsi anche fuori dalla scena, ma paradossalmente Sacharov non era particolarmente attratto dalla fama, gli interessava piuttosto la danza come innovazione continua. Come innovazione delle forme, come ricerca. E forse è per questo che si faceva spesso fotografare in abiti di scena, che era uno strumento per lui fondamentale attraverso tutta la carriera. E lo faceva probabilmente nel tentativo di trasmettere il potere del gesto espressivo e del movimento. Grazie mille per l'attenzione. Se volete rimanere aggiornati su altre passeggiate attraverso l'arte russa o altre iniziative, iscrivetevi al canale del Centro Studi sulle Arti della Russia.